Thor nasce da Odino, il re di Asgard, e da Fjorgyn, gigantessa. Col tempo divenne il fratellastro maggiore di Tyr, Heimdall e Baldur, finché lui stesso non conobbe la paternità. Incontrata Sif, la dea della terra, del grano e della famiglia, dotata di capelli lunghi, morbidi e perfetti, la sposa e dà luce a diversi figli. Magni e Modi sono tra questi. Il primo è quasi il figlio prediletto, mentre il secondo viene un po' messo in ombra. Comunque Odino in questo periodo ordina a Brock e Sindri, due nani abili fabbri, di costruire un'arma potente da donare a suo figlio in nome di Asgard. Dalla perizia e l'abilità dei due fratelli nasce il Mjolnir. Un martello così potente da poter spianare una montagna. Cory Barlog descrive il Mjolnir come un'arma dotata di una potenza d'urto equivalente a una bomba nucleare. Ora Thor riceve quindi in dono l'arma più potente mai creata dai due nani, almeno secondo le sue conoscenze. Perciò, assieme al potere dei fulmini, ha un arsenale dalla forza immensa. Il dio del tuono è praticamente una macchina da guerra e Odino ne è consapevole. Per questo inizia a sfruttarlo per i suoi scopi. Thor viene fatto scontrare con Hrungnir, il gigante con la testa e il cuore di pietra, fatto ubriacare poco prima da Odino. Tempo dopo, il padre di tutti prova a rubare la conoscenza del futuro ai giganti, ma questi ultimi lo scoprono e lo costringono alla fuga. Egli sguinzaglia quindi Thor, che massacra senza pietà ogni gigante che si trova a Midgard. Solo il serpente, Jormungandr e Fey, con i quali ha uno scontro alla pari, non vengono uccisi. È da specificare che contro Fey, però, era ubriaco e non ricorda di averla affrontata, mentre con Jormungandr la battaglia è solo rimandata. Secondo le profezie, il loro scontro finirà durante il Ragnarok. Thor a quel punto si guadagna la reputazione spaventosa del dio più forte dei nove regni. Col tempo Thor è l'esecutore di Tamur, Hrimthur, cosa che porta Trim, il re gigante, a rubare il Mjolnir di Thor mentre dorme. Purtroppo per lui il dio del tuono si intrufola nel suo banchetto di nozze a Jotunheim con Freya, e quando il re gigante tira fuori il martello per vantarsi, Thor se lo riprende e spacca il cranio a tutti i presenti, fin quando Freya non lo riporta con lei ad Asgard, disgustata dal massacro, scoprendo solo poi che anche quello è colpa di Odino. Il padre di tutti ormai aveva un controllo impressionante su Thor, che però non se ne accorgeva. In quel momento era orgoglioso della spaventosa fama che si era creato, non capendo di essere solo una pedina di Odino. Come sappiamo, Thor non compare in God of War, ma è uno dei protagonisti più nominati nei racconti di Mimir. L'uomo più sapiente del mondo, su richiesta di Atreus, si trova spesso a raccontare le grandi gesta di Thor. Oltre allo sterminio dei giganti, raccontato prima, il ragazzo e Kratos vengono a conoscenza di come Thor sia praticamente un burattino nelle mani di Odino, che passa la maggior parte del tempo ubriaco, causando spesso problemi. Nel viaggio, Kratos e Atreus incontrano addirittura uno spirito che non trova pace, cui Thor uccise la madre, donna che costruì una tomba per il marito con una statua raffigurante il dio del tuono. Thor, ubriaco, uccise la donna. Il figlio quindi per tutta la sua vita odiò Thor. Kratos in un certo senso viene toccato dalla storia dello spirito e spiega ad Atreus di come gli dèi se ne infischino degli esseri umani. Per far sì che la lezione venga appresa dal figlio, si sbottona un pochino, si apre e parla a lui di come è stato tradito più volte dagli dèi dell'Olimpo. Per tutto questo tempo Thor non si muove da Asgard, ma Kratos ed Atreus devono porre fine al loro viaggio. Padre e figlio, nel cammino, si trovano ad affrontare Modi e Magni, i due figli di Thor che si sono uniti a Baldur per provare ad uccidere Kratos e Atreus. Purtroppo per i due, Magni viene ucciso dallo Spartano, e Modi fugge ad Asgard per riferire tutto al padre. Thor, infuriato come non mai per la morte del figlio prediletto, malmena Modi ritenendolo la causa del fallimento, trascinandosi via da Asgard. Modi verrà poi ucciso da Atreus, stuzzicandolo con insulti alla madre. Oltre ai due fratelli, anche Baldur viene ucciso, e a quel punto che Thor inizia a perdere la pazienza. Nel finale segreto vediamo infatti Atreus sognare una tempesta che attira la sua attenzione e quella di Kratos, che, uscendo a controllare, si ritroveranno faccia a faccia con un uomo incappucciato, che sfodererà un martello da sotto la cappa, il Mjolnir. Svegliandosi terrorizzato, Atreus capisce che presto Thor verrà per vendicare il sangue divino versato da padre e figlio. Ben 3 anni dopo la morte dei tre Æsir, Thor si presenta a casa di Kratos esattamente come nel sogno di Atreus. Scopre il Mjolnir, calma la tempesta e quando lo Spartano chiede all'uomo chi è, il dio del tuono tira fuori dell'idromele. Entra quindi in casa di Kratos. Thor capisce che non è il benvenuto e che in circostanze normali lo Spartano non avrebbe mai accettato di parlare. Eppure è proprio a causa del dio della guerra se Baldur è morto. Quindi capisce che Kratos
comprende il peso delle sue azioni e in un certo senso c'è un minimo di rispetto tra i due. Si accomoda a tavola e Thor offre dell'idromele al fantasma di Sparta, che però rifiuta. Quindi prova con Atreus, ma Kratos, riluttante all'idea che il figlio possa bere, lo blocca e va subito al sodo. Gli chiede come mai è lì. Thor quindi risponde a Kratos che è una persona calma e di buon senso. Si interroga su questo ed egli risponde quasi a tono, quasi mettendo in guardia il dio del tuono. È a quel punto che Thor viene raggiunto da Odino. Il padre di tutti bussa alla porta ed entra quasi con aria amichevole, un modo di atteggiarsi da manipolatore. Lo definirei quasi viscido, ma comunque Kratos lo intuisce subito. Egli prende quindi la parola al posto di Thor, definendo i nipoti come degli incapaci e sostenendo che Kratos si è solo difeso da Magni e Modi, mentre invece per Baldur le cose sono diverse. Egli era il suo segugio, gli era vicino e anche se era partito di testa, era fedele. Questa frase pronunciata davanti all'assassino dei suoi figli, Thor non la prende bene, per questo si volta, ma la sottomissione mentale del padre di tutti durante gli anni è stata così schiacciante oramai che rimane in silenzio durante il discorso di Odino. Il vecchio quindi afferma a Kratos che è in debito per l'uccisione di Baldur, avanzando una proposta al dio della guerra, la pace. Con questa affermazione entrambi gli Aesir chiedono che Atreus smetta di cercare Tyr. In cambio, loro lasceranno Mimir in pace e salderanno il debito con Freya. Kratos non è d'accordo e con un secco no rifiuta. Questa cosa non viene presa bene dal padre di tutti, cui i rifiuti non gli sono mai andati a genio. Thor, quasi felice che lo spartano abbia detto di no, aspetta solo il via d'Odino per attaccare. Probabilmente non vedeva l'ora. Non metterci tutto il giorno, affermerà il padre di tutti. Thor quindi colpisce Kratos con il Mjolnir e lo lancia in aria, seguendolo. I due atterrano e iniziano a combattere. Thor esorta il fantasma di Sparta ad usare tutto il suo potenziale, invoca il nome del figlio Magni, distrugge la statua di Tyr combattendo e con tutta la sua rabbia colpisce al volto Kratos mettendolo KO. Insoddisfatto e resosi conto che Kratos non sta combattendo al massimo delle forze, lo risveglia con il potere del fulmine e lo spinge nuovamente a dare il meglio di se stesso. Thor quindi si lancia ancora in uno scontro con Kratos e quando atterra lancia il Mjolnir, dedicando quel colpo a Modi. Lo spartano risponde con Leviatano e afferma che Modi è morto a causa di Thor, lo temeva addirittura e quindi è andato incontro alla morte a causa del padre. Lo scontro imperversa e Thor distrugge lo scudo di Kratos, lo prende dal collo e rivela che Odino ha progetti per Atreus. Essendo un padre protettivo, Kratos risponde in preda alla rabbia con un pugno che Thor accusa, eccolo dirà, indicandolo con il Mjolnir e togliendosi un dente. Affermando che ha pagato il debito di sangue con un dente in meno e un taglio sulla pancia, Thor lascia il campo di battaglia. Successivamente vedremo Thor ad Asgard, quando vede suo fratello minore Heimdall fare il bullo con Atreus, il dio del tuono si mette in mezzo, afferma che Loki è l'ospite di Odino, che a lui piaccia o no. Heimdall prova ad alzare la cresta anche con Thor, ma quest'ultimo lo intimidisce al punto tale da fargli esclamare che è pazzo. All'arrivo di Odino, Heimdall dice che Loki vuole tradire il padre di tutti. Il vecchio astuto, però, lo capisce da solo. A questo punto allontana Thor, che con piacere si dirige probabilmente alla taverna. Più tardi, però, viene richiamato per scortare Loki in missione, facendo sobbalzare Odino per il suo arrivo tempestivo da dietro. Teletrasportato da suo padre a Muspelheim, Thor collabora con Atreus e durante la missione il ragazzo ha la faccia tosta di dire a Thor che ha sterminato tutti i giganti, al che il dio del tuono gli punta il martello alla gola, gli ricorda la morte di Modi, affermando che non lo uccide solo per il volere di Odino. Messe in chiaro queste cose, trovano il frammento della maschera e tornano ad Asgard. Thor, al ritorno, non riceve mezzo complimento da Odino, che anzi, con uno scambio di battute, afferma che non potrebbe mai insegnare nulla a Loki. Thor quindi se ne va, probabilmente di nuovo a bere. Qualche momento più tardi, Loki torna da Odino e lo troviamo a discutere con il protagonista della nostra storia. Thor chiede informazioni al padre di tutti sulla maschera, sul perché collaborare con l'assassino di Modi, e l'unica risposta che riceve è quella di smettere di ascoltare Sif, che secondo Odino sta annebbiando il cervello di Thor, tutto a causa dei suoi limiti. Viene quindi liquidato dal padre, che sostiene di preferirlo da ubriaco.
Poco tempo dopo, Thor sta bevendo ad Asgard e viene raggiunto da Loki e Trude, quest'ultima arrabbiata per il vizio dell'alcol del padre. Thor dà la colpa a Loki se sua figlia lo ha visto in queste condizioni e in preda all'idromele, il dio del tuono dice di essere bravo in due cose: uccidere i giganti e pisciare idromele. E a chi non è d'accordo stamperà il Mjolnir sulla faccia. Trude e Loki continuano a punzecchiare Thor, che fa scatenare una rissa nel pub, concludendosi in poco tempo. Trude, nervosa, ordina al padre di andare a Niflheim con Loki. Thor crede che la figlia sia delusa, ma non è così. È fiera in realtà della rissa del padre e afferma che suo nonno ha trattato malissimo il dio del tuono per tutto questo tempo, manipolandolo. Ma lui non può starci male, deve riprendersi. Al che Trude, quasi in lacrime, afferma anche che assieme a Sif sono dalla sua parte, lo sostengono, ma deve smetterla di ubriacarsi con l'idromele. Questa discussione pesa sull'umore di Thor, che invita il ragazzo a pensare e parlare di meno. In poco tempo comunque arrivano all'ultimo pezzo di maschera e Odino compare. Si congratula nuovamente solo con Loki, tralasciando Thor, che con sarcasmo risponde al vecchio. Proprio in quel momento arriva Sif, assieme alle Valchirie, Hrist e Mist. Sua moglie afferma che Heimdall è morto ed il ragazzo è uno dei colpevoli. Trude, a causa sua, si è messa in pericolo e che Thor soffre tutte queste cose, più le passate, al punto che beve di nuovo. Odino è seccato, si scompone e afferma che ad aver ucciso Heimdall è stato Kratos, che Trude è grande abbastanza e che Thor ha ricominciato a bere di sua spontanea volontà, avvicinandosi successivamente alle Valchirie. Sif ci rimane male e si avvicina a Thor accarezzandogli il petto. Guardando il marito negli occhi, la dea ricorda Magni e Modi, di quando intagliavano dei cavallini di legno, di quando giocavano con i propri figli fino al tramonto, affermando che sono stati sacrificati per gli scopi del padre di tutti. E se toccasse a Trude? Questa la domanda di Sif che accende qualcosa in Thor, il quale le afferra la mano e la bacia. Indicando Loki con il Mjolnir, il dio del tuono fa mente locale. Atreus ha ucciso i suoi figli, ha dormito nel loro letto, gli ha messo contro Trude e Odino. Il padre di tutti prova a mettersi in mezzo, ma non riesce a fermare la furia di Thor, che prova a colpire Atreus, il quale però scompare nel nulla. Il Ragnarok ha inizio e imperversa una guerra contro Asgard che impegna Thor con diversi nemici. Uno di questi è il Serpente del Mondo. Il dio però lo colpisce così forte da frantumare Yggdrasil e mandandolo indietro nel tempo. La profezia si è quindi avverata, il loro scontro è finito. Thor, in lontananza, vede poi Trude accanto a Kratos. Credendo che lo Spartano stia cercando di uccidere sua figlia, si lancia a tutta velocità sul nemico, ordinandole di star lontano da lei. I due atterrano davanti alla casa d'Odino, che stavolta ha dato il permesso a Thor di uccidere Kratos. Lo Spartano ora non si trattiene più, e Thor viene sopraffatto. Nello scontro quasi a senso unico, addirittura Mimir suggerisce al dio del tuono di pensare per una volta con la sua testa e di non seguire gli ordini del padre di tutti. La risposta di Thor è che oggi uno dei due deve morire. Al culmine del combattimento, Thor viene atterrato e immobilizzato dal fantasma di Sparta, che, anziché ucciderlo, gli permette di rialzarsi e gli dà una lezione di vita. Se tiene a Trude, deve essere lui in primis migliore. Per il bene dei loro figli, devono cambiare. È a quel punto che arriva Odino, arrabbiato perché Kratos è ancora vivo. Sostiene che Thor non può permettersi di pensare con la sua testa, deve prendere il martello e uccidere chi vuole lui. Thor quindi fa cadere il Mjolnir. Odino ne approfitta quindi per ucciderlo con la sua lancia. Il dio del tuono quindi muore sotto gli occhi di sua figlia Trude appena arrivata, tendendole la mano come per scusarsi di ciò che ha fatto, deframmentandosi velocemente.